E andiamo ora da Cerenza, dove è stato inaugurato un nuovo spazio dedicato all'arte, la Galleria Portacieli. Il contenitore culturale da ieri ospita le opere dei maestri Masini e Gustavo Costanzo Luiso, oltre ad oggetti di arte sacra di Aniello Ertico. Sentiamo. Un'idea nata da un soggetto privato, sposata in pieno dall'amministrazione comunale, che ha con molta audacia e lungimiranza implementato questo progetto, che sicuramente è un qualcosa che assume delle connotazioni di dinamicità, quindi immaginiamo questo contenitore nel tempo assumere forme sempre diverse, sempre più accattivanti. La galleria consta di due sezioni. Una sezione sarà dedicata alle mostre temporanee, mentre la sezione di arte sacra invece avrà un carattere permanente. E sono tutte opere di proprietà privata del dottor Aniello Ertico, che le ha gentilmente messe a disposizione della nostra comunità. La scelta di Acerenza come sede della Galleria Portacieli non è stata certo casuale. Perché Acerenza, già ereditaria evidentemente di una tradizione millenaria in termini di arte, di architettura, ma anche evidentemente poi di fede, e quindi sembrava un'occasione di coerenza. La Galleria d'Arte risponde a un'esigenza di emanciparsi anche da quella sindrome di periferia, e quindi portare anche la ricerca del bello, il laboratorio e, perché no, anche la riscoperta devozionale per il tramite della sezione d'arte sacra in un paese che è vocato naturalmente a questo. E non è stato casuale inaugurare il nuovo spazio nel giorno di San Michele. La galleria porta infatti il nome di parte dell'iscrizione che campeggia sul tempio dedicato al santo. C'è un'iscrizione importante sull'accesso al tempio che recita testualmente: Terribilis est locus iste, Hic domus dei est et portacieli. Abbiamo adottato e quindi avvocato semplicemente l'ultima parte in onore e quindi per devozione a San Michele Arcangelo. La galleria ospiterà fino al 15 gennaio le opere dei maestri Masini e Gustavo Costanzo Luiso, oltre gli oggetti di arte sacra di Aniello Ertico. Gli orari di visita dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.